name is Noemi, I'm 15 years old and I'm from Italy. What language do you speak at home? Italian and English sometimes. Raccontaci un po' dove hai vissuto. Allora, ho vissuto 10 anni in Italia e sì, in Italia. E poi quando avevo 10 anni mi sono trasferita a Dubai. E all'inizio è stata abbastanza dura perché non sapevo neanche dove fosse Dubai, sinceramente. E mia mamma mi ha portato in questo posto e mi ricordo che appena arrivati mi sono messa a piangere e non ci volevo stare. E all'inizio a scuola è stata abbastanza dura perché l'inglese non sapevo, ovviamente. E sapevo solo alcune parole, poi comunque con l'aiuto della scuola che mi ha fatto fare l'inglese come aggiuntivo anche. Ho iniziato a imparare l'inglese e per dicembre sapevo comunicare con i miei compagni, era tutto a posto. E da lì mi è iniziato a piacere Dubai e la scuola internazionale mi ha aperto tante porte, mi ha aperto anche la mente su vari argomenti. E poi dopo, alla fine di questi 2 anni, ci siamo trasferiti in Inghilterra. E all'inizio sono andata a scuola inglese, poi ho cambiato a scuola internazionale e vado a scuola a Londra, e adesso Londra non è come Dubai, ovviamente, perché a Dubai c'erano tante nazionalità, era tutto molto più multiculturale. Invece a Londra comunque lo vedo anche nei miei compagni che sì, possono avere il passaporto tedesco piuttosto che spagnolo, ma alcuni hanno vissuto qua tutta la loro vita e quindi comunque vedi il cambiamento di una persona che ha vissuto magari in un posto tutta la loro vita, anche se non è come inglese o così. Invece che uno che, per esempio a Dubai, avevano vissuto in America, in Inghilterra, in Francia, ovunque. C'è da dire che a Dubai tutti erano uguali, nel senso che tutti venivano da diverse realtà. Qua no, qua nella prima scuola era l'unica a non essere British o indiana, ma nata qua, capito? Quindi è diverso. E comunque anche a scuola a Dubai, quando appena sono arrivata, sì, tutti mi capivano perché bene o male tutti c'erano già stati. Esatto. Vabbè, gli americani tutti c'erano già stati al mio posto, no? Invece qua no, qua se non parli perfettamente, non... sì, diciamo che essere bilingual dipende anche dove lo sei, quindi hai dei vantaggi e dei svantaggi, cioè conta anche l'ambiente, non conta solo essere... Che consigli daresti ai ragazzi italiani? Questa domanda è anche per te. Che consigli dareste per non perdere l'italiano? Il mio consiglio sarebbe di comunque tenere delle amicizie in Italia o comunque con delle persone italiane, così da sfruttare l'italiano. E se ci sono magari delle opportunità anche a scuola, per esempio con delle persone che parlano italiano, è vero che è più facile parlare in inglese perché sei comunque in un ambiente scolastico inglese e sei abituato a parlare inglese tutto il giorno, però se c'è l'opportunità di parlare in italiano. Il Pandoro è l'estero.